GF VIP 7, Antonino volta pagina dopo spero di trovare la mia felicità. Su Instagram, Antonino Spinalbese ha postato un suo scatto e nella didascalia ha lanciato un messaggio criptico, volto pagina. Il diretto interessato non ha menzionato direttamente Ginevra Lamborghini, ma in replica al commento di un giornalista ha lasciato intendere di non volere più proseguire la conoscenza con Ginevra Lamborghini. Il 28enne ha detto di voler trovare la sua felicità e non quella degli altri. Nel post pubblicato da Antonino Spinalbese è apparso il commento del giornalista Giuseppe Scuccimarri, in cui ha insinuato che il 28enne ha una scarsa capacità di comunicare le cose, creare IP e poco si addice a chi al Grande Fratello VIP 7 si è contraddistinto per schiettezza e personalità. Anziché glissare, Antonino ha deciso di rispondere, spiegando che non utilizzerà mai un social per dimostrare se è o meno un uomo. Poi ha aggiunto che nella vita purtroppo accadono delle cose che portano le persone a valutare chi avere al proprio fianco. Infine Antonino Spinalbese ha concluso il commento con un'ulteriore frecciatina: avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare la mia felicità, non certo quella degli altri. Antonino Spinalbese non ha menzionato né all'interno del post né all'interno del commento Ginevra Lamborghini. Tuttavia, i fan dei Gin Tonic hanno ipotizzato che il senso del voltare pagina sia riferito alla conoscenza con l'ex coinquilina del Grande Fratello VIP 7. Di conseguenza, alcuni fan hanno criticato Antonino sostenendo che sia stato proprio lui a non volere mai voltare pagina dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez. Un altro utente invece ha riferito che Spinalbese non ha mai dato la possibilità a Ginevra di conoscersi meglio lontano dai riflettori. Un utente ha accusato Antonino di aver sedotto e abbandonato la sorella di Elettra Lamborghini, visto che è stato paparazzato in compagnia dell'ex Miss Italia Carolina Stramare. I due si sono conosciuti a Parigi durante la settimana della moda e hanno iniziato a seguirsi sui social. Dopo le voci di un presunto flirt tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare, non è tardata ad arrivare la replica di Ginevra Lamborghini. L'ex Geffina ha postato su Instagram una stories con un brano dal titolo Non ho bisogno di un uomo. Come è accaduto nei confronti del 28enne ligure, anche Ginevra non ha menzionato Antonino. Tuttavia, i suoi follower sono convinti che si sia voluta togliere un sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex coinquilino.